Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ormai ci siamo, è imminente l'arrivo del nuovo drone di casa DJI, il primo cinevoop di casa DJI, il DJI Avatar. Ormai le immagini di questo piccolo drone di casa DJI stanno diventando sempre più insistenti e abbiamo anche addirittura adesso la scatola del drone. E come è successo ormai per tutti gli ultimi droni di casa DJI, quando le foto diventano così insistenti e si arriva anche alla foto della scatola, vuol dire che manca davvero poco al lancio ufficiale del drone. Quindi ragazzi, preparatevi perché si parla addirittura di agosto per il lancio di questo nuovo drone, ma soprattutto un nuovo tipo di drone per quanto riguarda il marchio DJI. Ma cosa sappiamo con quasi certezza delle caratteristiche di questo nuovo drone? Allora, sappiamo che peserà 249 grammi, sappiamo che avrà i nuovi goggles, cioè una versione 3 o una versione 2, perché in realtà questi erano la prima versione e questi erano la versione 2 di questi. Quindi per DJI questi potrebbero essere la versione 2, perché comunque a livello di innovazione sono loro la seconda versione, o meglio la seconda generazione di goggles di DJI, mentre questi erano stati V2 della prima versione, quindi un aggiornamento, un'evoluzione della prima versione, o se no li chiamiamo V3 e siamo a posto. Comunque ragazzi, ci sono questi nuovi goggles che, a differenza dei precedenti, come ormai tutti sapete, ormai sono apparse le foto ovviamente anche di questi nuovi occhiali, sono molto più compatti rispetto a questi, molto più bassi, si vedono solo due antenne anziché quattro, quindi completamente rivisti e riprogettati per quanto riguarda questi visori. E una cosa di cui ormai si è quasi certi è che avrà la stabilizzazione Rocksteady 2.0, mentre qua nel DJI FPV avevamo la Rocksteady 1, quella della prima DJI Osmo Action. In questo nuovo cinevoop avremo la Rocksteady 2.0, quindi la stessa stabilizzazione che troviamo nella Osmo Action 2 di DJI. Ovviamente non sarà dotato di gimbal, quindi non avremo una stabilizzazione meccanica su tre assi, avrà solo il movimento su e giù della videocamera, che come anche nel DJI FPV ovviamente l'unico movimento che c'era disponibile è quello. Poi ci sarà ovviamente un ammortamento per quanto riguarda gommini e via dicendo, ma non avrà una stabilizzazione meccanica, tutto praticamente sarà gestito per quanto riguarda la stabilizzazione elettronica. Il movimento, se è come per questo drone DJI FPV, si potrà andare ad avere una, diciamo, un'inclinazione fissa, quindi lui avrà sempre questa inclinazione che potremo ovviamente gestire dal radiocomando, o avere la possibilità che lui tenga la telecamera inclinata in quella posizione in base a quanto il drone si muove. Quindi il drone terrà sempre la telecamera inclinata in base al movimento, quindi aggiusterà il movimento per avere sempre l'inclinazione che gli abbiamo dato. Se invece sarà fissa, indipendentemente che il drone sia così o che il drone sia così, l'inclinazione della videocamera sarà sempre in quella posizione, mentre appunto se avrà come questo DJI FPV la doppia possibilità, lui tenderà sempre ad aggiustare l'inclinazione della videocamera in base invece a quanto è inclinato il drone. Quindi queste sono altre caratteristiche che sappiamo con quasi il 100% della certezza. Poi una cosa che si è vista, perché come sapete è apparso anche un video, un piccolo video in cui probabilmente si stava girando la pubblicità riguardante questo nuovo cinevoop, c'era un pilota tutto sponsorizzato Red Bull, e in questo video si vede il pilota che utilizza questo nuovo cinevoop, gli viene fatto provare e il pilota che sta utilizzando il drone non usa un controller come questo, ma usa questo, il motion control, questo prodotto che è arrivato insieme al DJI FPV, venduto separatamente come sapete, perché all'interno della confezione c'era questo, che dà la possibilità di pilotare il drone muovendo il polso e facendo tutti i movimenti della mano, cioè veramente qualcosa di innovativo, il grilletto per dare gas, praticamente tutto quello che possiamo fare con lui è fatto da qua, ovviamente in maniera molto diversa. Secondo me questo non ha avuto un grande successo, perché comunque
in abbinamento a questo, per un pilotaggio in maniera assistita sicuramente interessante. Infatti mia figlia l'ha utilizzato, gliel'ho fatto utilizzare, perché comunque se il drone lo si utilizza in modalità assistita, allora ha senso. Ovviamente in modalità acro, utilizzare questo io veramente non ci ho provato, quindi non ve lo so dire. Ce l'ho, però in acro uso questo. Però ovviamente questo nuovo CineWhoop ha anche caratteristiche diverse rispetto a lui, sicuramente a livello di prestazione, a livello di aggressività, a livello di tutto. Ovviamente cambia proprio la tipologia di utilizzo, però spero ovviamente che non ci sia la possibilità di utilizzare solo questo, ma di utilizzare entrambi, e poi uno valuta quello che più gli dà divertimento e quello che più lo soddisfa nell'utilizzo di questo nuovo CineWhoop Avatar di casa DJI. Un'altra cosa di cui si è parlato tanto, che però qua non si sa realmente come sarà, si mormora che il drone abbia l'utilizzo solo con pilotaggio assistito. Cosa vuol dire? Che come il DJI FPV ha tre modalità di volo, quindi modalità normal, modalità sport e modalità manual. Quindi modalità normal è quella proprio per i principianti che non hanno mai volato con un drone FPV, quindi lui praticamente è come pilotare un Mavic dal punto di vista della sicurezza, della stabilità di volo, quindi lui sta lì fermo, lo muoviamo destra, sinistra, su, giù, come un Mavic, con la piccola differenza che ovviamente non abbiamo un gimbal sulla videocamera. Quindi pilotato in normal con movimenti così, capite che dal punto di vista della registrazione video anche no. In modalità sport aumenta le prestazioni, ma rimane comunque, per quanto riguarda ovviamente le riprese video, sempre molto limitato, perché la stabilizzazione elettronica non può andare a compensare movimenti secchi, bruschi in certe situazioni, o meglio nella maggior parte delle situazioni, quindi che non sia un volo invece molto preciso e lineare. Mentre ovviamente in acro, dove si pilota un drone, quindi non si ha movimenti bruschi, se, a meno che non siamo noi a dargli movimenti bruschi, il drone sicuramente ha dei risultati a livello video molto migliori. Chi mi segue sul canale lo sa, perché pubblico tantissimi video in montagna con lui, ed è davvero tanta roba. Quindi spero che DJI abbia implementato una situazione tipo questa, con passaggi graduali che portano a pilotare un drone come il CineWhoop Avatar in manual o in acro, chiamiamolo come vogliamo, manual per DJI, acro per chiunque piloti un drone. Il linguaggio è forse più giusto acro, perché si capisce di più, però comunque il senso è quello, dove si ha veramente il drone nelle nostre mani, perché se DJI non dovesse implementare questa funzione, non capisco fino in fondo che possibilità abbia questo CineWhoop dal punto di vista finale delle, diciamo, della qualità video. Poi perde un po' il senso di quello che è appunto avere un CineWhoop, se non lo si può utilizzare liberamente per fare determinate manovre. La cosa migliore, come vi ho detto, è avere le tre possibilità, così uno che non è in grado di pilotare subito in acro perché non lo ha mai fatto, può avere i tre step per arrivarci. Quindi con questo drone con cui lui prende confidenza, fai tre passaggi, parte in normal, sport e manual, e arriva a pilotare appunto in manual o acro, chiamiamolo come vogliamo. Quindi queste sono sicuramente le cose principali che si sanno di questo DJI Avatar. E ragazzi, come vi ho detto, quando arriva la foto della confezione ci siamo, vuol dire che è davvero imminente. Avete visto il Mini 3, è successa la stessa cosa, avete visto il Mavic 3, è successa la stessa cosa, quando è arrivata anche la foto della scatola, vuol dire che il drone è veramente molto molto imminente. E poi comunque rimane anche tanta curiosità riguardante i nuovi goggles DJI, perché comunque loro poi dovrebbero avere la possibilità di essere utilizzati anche con i droni FPV classici tipo questo, supponendo che DJI rilasci delle nuove Air Unity. Cioè veramente c'è tanta curiosità anche per questo motivo, perché il DJI Avatar sarà il primo drone ad avere i nuovi goggles DJI, ma questi nuovi visori, come erano stati inseriti qua per lui, che poi sono stati utilizzati ovviamente su droni di questo tipo, qua si ripete un po' la stessa storia: vengono integrati subito con un prodotto DJI, ma poi verranno venduti separatamente per essere utilizzati ovviamente in tutto il mondo FPV. Quindi detto tutto questo ragazzi, come vi ho detto, non dovrebbe mancare tanto, quindi sapremo a breve, prima dell'uscita, sicuramente altre indiscrezioni, altre caratteristiche tecniche che avrà questo nuovo drone di casa DJI. E se questo mio video riguardante questo DJI Avatar CineWhoop di casa DJI vi è piaciuto, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram, dove porto tante novità, anteprime, spoiler di tantissimi prodotti, arrivano gli spoiler, spoiler anche del DJI Avatar, quando arriva qualche chicchetta la pubblico su Instagram. Sempre se vi va, iscrivetevi al mio canale
usare Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni, ma tutta la tecnologia in generale. Li trovate prodotti che sono scontati e scelti direttamente da me. Ma soprattutto, ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao e al prossimo video.